Bentornati sul mio canale, io sono Edoardo e nel video di oggi, come avete letto, mi preparerò la colazione, ma non in modo umano, sensato e normale, ma bensì utilizzando soltanto la mano sinistra. È troppo facile farlo con due mani, visto che con due mani ormai abbiamo assodato che mi viene qualunque cosa, quindi vediamo che cosa ne uscirà. Prima però di iniziare con il video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché può succedere veramente qualunque cosa. Vi ricordo anche di attivare la campanellina e di lasciare un mi piace se questa tipologia di video vi piace. Guardate come mi sto specializzando, cioè ormai il me del passato è proprio un passato. Detto questo, possiamo iniziare. Da questo momento in poi utilizzerò appunto solo la mano sinistra. Ogni utilizzo con la mano destra sarà penalizzato con una frustata. Allora, ovviamente è tutto fatto in casa, perché il latte è appena stato munto dalle tettine. Manco io ci credo a quello che sto dicendo, mentre l'ovetto è appena stato covato dalla signora di sopra. Invece il pain brioché è fatto in casa. E ovviamente c'è il burretto, è tornato il burretto, ma questa volta lo utilizzerò per friggere tutto l'arnesante. La ricetta, allora, prevede innanzitutto, come ho già detto, è fatto in casa, ragazzi, questo pane. Voi lo vedete in questo packaging, ma credete a me, è fatto in casa. Mi sono svegliato alle 5 del mattino e ho fatto il pollo. L'ho già tagliato, come dice qua nella ricetta, il pain brioché l'ho fatto. Ah no, il pain brioché, scusate. E l'ho anche tagliato, guardate, cioè con che precisione l'ho anche tagliato. Allora, pain brioché, delle uova, cannella in polvere un pizzico, latte intero, burro e sale fino. Per guarnire io utilizzerò la confettura di fragole, perché utilizzare la Nutella è troppo grassa, la Nutella non va bene. Rompete le uova. E vi ricordo che dovrò farlo con la mano sinistra, e solo con la mano sinistra, aggiungendo un pizzico di sale, iniziate a sbattere. Allora, inizio con un uovo, poi non so se mi basterà l'ovetto, ma vediamo. Quindi utilizzerò questo perché so già che poi dovrò fare come lo rompo un uovo con una mano sola. Già iniziata male questa cosa, perché metà uovo è finito sulla sedia. Guardate, cioè, ragazzi, ma Masterchef. Poi dice un pizzico di sale. Pizzico di sale, un pizzico. E iniziamo a sbattere. Meno male non devo fare una frittata. Poi, fatto questo, un po' sbattuto, dai, su, va bene. Sembro disagiato. Senza fermarvi, aggiungete il latte. Ma io c'ho una mano sola, come faccio? E il latte. Stappiamo al goccio 10 grammi a buon peso. Unite la cannella. Come diavolo l'aggiungo io la cannella? È già troppo difficile. La cannella io la devo... No. Volevo tipo far così, ma non si può neanche. Ah, che genio, raga. Vabbè, sentite, ci saranno pezzi di cannella. Fortunato a chi se lo trova. Non sento niente, comunque. Facciamo finta che l'odore di cannella ci sia. Prendete una padella, ponetela sul fuoco con una parte di burro. Oddio, il burro devo metterlo nella pentola. Il burretto. Ce la posso fare. In realtà di burro secondo me non ne va, non bisogna metterne tanto. Boh, basta, troppo burro fa male. Intanto che qua l'arnesaglia si scioglia. Prendiamo il nostro vetto buccio. Lo si puccia, immagino, qua dentro, girandola velocissimamente.
una roba orripilante. A questo punto, amici, questa roba qua va nella padellina. Portate la tuta sexy che c'ho addosso. Guardate così, questi li mettete dentro. Il burro deve friggere. Cioè, tra l'altro, tutto con la sinistra fatto. E facciamo così. Che colazione sarebbe senza spremuta? Secondo me. Già tagliare sta roba sarà impossibile. Che bravo! Voi direte, facile con cose elettriche. Provateci voi! Gli haters diranno quello. Ovviamente metà è andata fuori. Ma visto che io sono uno di parola, adesso prendo quello manuale e vediamo la differenza. Così gli haters saranno contenti. Ecco, una domanda che mi sono fatto prima. Ma French toast, no? Cioè vuol dire che esiste poi un Italian toast, uno Spain toast? Se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Pausa un attimo. Questo video sarà io che faccio facce, sicuro. Ok, basta. Ah, in info box. Lascio in info box tutti i prodotti che ho utilizzato. Anche questo splendido spremi agrumi. Le marche delle uova, il pane, le marche del burretto senza lattosio che non mi fa cagare addosso. Ovviamente, cari amici, lo provo con voi, perché questo è anche Asmaraus, questo video. Anzi, non Asmaraus, mukbang, come si chiama? Ma è chiusa? Sì, perché ho finito la marmellata ieri e mo devo aprire. Questo come faccio con loro? Ci vediamo fra 10 anni. Ormai, raga, la fisica, cari amici, è una scienza. Guardate, proprio così lo faccio col botto. Adesso voglio il botto, almeno così dietetica, no? Con la confettura di fragole. Ovviamente in info box vi lascio anche il modello della marmellata. No, raga, io ogni video sto rincogliendo sempre di più. Ho paura che sia salatissimo. Non so perché ho questo sentore, ma io... Sentitemi bene. Va bene tutto, ma... Quando si soffre e si sudano le cose che si fanno... È tutto più buono. Bene, ragazzi. Bene, ragazzi. Questo video finisce qui, ringrazio come sempre chi è arrivato al fondo di questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace, commentare, attivate la campanellina. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti gli altri social, quindi Instagram, TikTok, tutti quelli su cui non sono manco iscritto, voi iscrivetevi comunque. Io vi do appuntamento al mio prossimo video e io e la mia splendida colazione vi salutiamo, e ovviamente con la mano sinistra. Ciao!